gruppo. Mi offrono sempre personaggi un po' problematici, chissà perché. Quello non me lo sono chiesto. Lo faccio e basta. No, non penso più difficile perché intravedono delle cose loro. In realtà sì, no, mi piacciono i gruppi, mi piacciono. Io ho amici un po' in tutta Italia, anche grazie al teatro questo succede tantissimo. E poi il cinema ti insegna più della televisione a legare, cioè a essere parte di una macchina che funziona perché ci sono tante braccia a farla funzionare, cioè non sei soltanto tu quello che si vede davanti. E quindi questo mi dà sicurezza, cioè mi piace l'idea di tenere insieme un piccolo gruppo di persone. Mi succede nel lavoro, nella vita. In Immaturi è stato un caso, perché non mi chiamano mai in realtà per fare quella che tiene insieme il gruppo. Non so perché. Gianni Boncompagni è uno che, come sappiamo, di musica ne sa tanto. Insomma, io sono della generazione di Bandiera Gialla, insomma, credo che quello che ha fatto Boncompagni è stato quello di far conoscere tanta musica a tutti gli italiani. A te ha dato dei consigli musicali? Beh, direi di no, ed è evidente. Sei cattato. No, ma anche di musica da ascoltare, dicevo. Cioè, ti dicevo. No, da ascoltare sì. Il problema è quello che mi ha fatto cantare. Ok. Lui ci proponeva tante cose, dal jazz al blues, Otis Redding, Aretha Franklin, cioè era abbastanza un martello, ecco. E poi spaziava con Penco, i classici italiani, Bindi, sai, insomma. Del teatro se ne parla poco, perciò se non ne parli tanto, cioè è uno di quei mondi meravigliosi che vedi sparire perché non fa notizia, perché non è interessante, perché non è la RAI e non vale per me, io parlo in generale, e a me dispiace perché in realtà è uno dei pochi luoghi dove c'è una libertà di espressione da parte di chi lo fa, ma anche gli spettatori sono liberi di dire la loro, cioè di far cambiare l'umore di uno spettacolo. Questo è possibile solo in teatro ed è un peccato che se ne parli poco. Io spendo, non so, un'ora a parlarne e poi ci sono due righe su un pezzo che mi fanno sul giornale e poi mi dicono ma parli sempre di Renga, non era io mi darei fuoco in piazza per parlare di cose importanti. Ma è difficile, molto dura. Il teatro è una di quei luoghi che a me ha regalato la solidità, l'umiltà, il fatto di aver davvero capito che volevo fare questo mestiere, che era capitato di nuovo, ma era capitato in un momento in cui la consapevolezza di esserci era già diversa da quella di allora. E il teatro mi regala ruoli che al cinema capitano meno, la possibilità di dover imparare ancora e tanto, fare tournée mi piace, conoscere comuni, paesini, gente nuova, è vita, non so come dire, è ancora un luogo vivo.